per i ragazzi asinelli con i soldi pubblici, per esempio. Non ci nascondiamo ma i diamanti, capisci? Questo paese ha una memoria cortissima. Posso sedermi? Si accomodi. Questo paese ha una memoria cortissima. Ma era candidata, capisce? Per Tsipras alle europee, è stata votata, no? E allora va da casa, ma che c'entra questo però? Si accomodi. Ma che c'entra? Se uno fa un discorso del genere, va davanti agli elettori ed è bocciata, probabilmente tanti non la pensano come lei. Cosa vuole che le dica? Un attimo. Dopodiché, allora adesso io ho imparato che i rom, gli zingari, sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza, eccetera, eccetera. Tutti gli altri no. Sono la feccia della società. La feccia della società! No. No, grazie. Sei un razzista. No. Quando fai queste affermazioni sei un razzista, perché ma la signora sono la feccia della società. Scusate, no. E tu sei un razzista. No, ma il problema razzista non è Casa Pound, il problema della Lega sono quelli come te, che sei proprio razzista. Bravo.